Profumi da matrimonio, da uomo, poi quella da donna arriverà. Premessa, primo, sto preparando lo speciale 3.000 iscritti, quindi non vi preoccupate, sto facendo la selezione domande a cui risponderò nello speciale. E l'ordine di questa classifica in realtà è un po' random, nel senso che almeno fino alla quarta, terza posizione, siamo un po' nell'ordine casuale, però nelle prime due in classifica, anzi le prime tre in classifica non sono proprio casuale, almeno secondo il mio giudizio. Partiamo dai commerciali. Quindi ho messo metà nicchia e metà commerciali. Sauvage, eau de toilette. Allora, ho messo l'eau de toilette per un motivo, perché è comunque molto intenso per essere un eau de toilette, ormai è famosissimo il fatto che sia molto intenso, che sia molto persistente, anche se voi non lo sentite dopo 2 ore, 3 ore, fidatevi, ancora si sente. Se non avete sentito il mio discorso di qualche video fa sul perché non lo si sente il profumo dopo un po', andatevelo a vedere perché ho detto un po' di teorie. E comunque, Sauvage Eau de Toilette secondo me è il migliore della linea per quanto riguarda un matrimonio, perché comunque c'ha quella quell'aria, quel sentore soft, c'ha quel sentore di pulito, c'ha quel sentore allo stesso tempo però un po' floreale, un po' agrumato, un po' particolare. Cioè, comunque Sauvage ha fatto successo, e sto parlando dell'eau de toilette perché appunto ha questo lato fresco inimitabile a mio avviso. Sauvage, eau de toilette. Poi andiamo a un altro capolavoro, secondo me, Cartier Declaration eau de toilette. Allora, questo profumo lo dovete mettere, lo dovete indossare se partecipate a un matrimonio di lusso. O meglio, mi spiego meglio. Se per esempio avete degli amici, parenti, quello che vi pare, che vi stanno parlando, non so, in villeggiatura o in un ambiente molto naturale. Sì, è adatto, però fino a un certo punto. Invece questo è veramente tanto adatto se andate prima in una chiesa, quindi tranquillamente in una chiesa, e poi andate in una sala un po' sofisticata, un po' chic. Ha una classe questo profumo incredibile. Cartier Declaration Eau de Toilette, ed è molto 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 persistente. Quindi diciamo che il lasso di tempo di matrimonio lo coprite abbastanza senza problemi, poi dipende sempre dalla pelle. E poi, andando avanti, sempre in ordine casuale, un altro commerciale. Stavo aspettando questo video per inserirlo. Benedetto Prada L'Homme. Eau de Toilette. Allora, no, in realtà l'ho già inserito in altri video, però l'ho citato poco. Perché secondo me è un profumo appunto da matrimonio, cioè da. Sì, ha quel sentore molto. Allora, in primis sa di pulito. Premettiamo questa cosa, sa di pulito. Sa. Non è una cosa brutta da dire in realtà, eh. Sa di una macchina appena sanificata e lavata. Ripeto, non è una cosa brutta da dire. Perché è buono, cioè il sentore di quando lavate una macchina, di quando la sanificate, ci mettete il profumo all'interno, comunque mettono un profumo. Sa
sa proprio sì, di tessuto lavato, è proprio buono questo profumo. Oppure un altro esempio che vi posso dire, sa di vestiti puliti, anche questo sì, vestiti quando li portate in lavanderia, che c'è quel sentore un po' di ferro da stiro, un po' metallico, un po' di pulito, sì, sa un po' di tutto ciò, insomma, sa di pulito, però non è un pulito banale, non è un pulito, cioè, se no dici, vabbè, mi metti la saponetta addosso e fai prima. Allora, in realtà questa è una saponetta in bottiglia, nel senso che appunto c'è l'iris all'interno che fa quasi da padrone in questo profumo. E in realtà non ha una grande evoluzione, questo lo devo ammettere, non ha una grande evoluzione, ma fidatevi, il sentore che dà, che rilascia, è veramente di classe. Prada L'Homme Eau de Toilette ed è anche uno dei più persistenti. E poi andiamo al prossimo. Anzi, allora, prima è uscito questi altri due, Armani Code Eau de Toilette. Armani Code Eau de Toilette, perché ho scelto l'Eau de Toilette? Molto semplice. Il primo motivo è che lo reputo il migliore della linea, in assoluto. Tra tutti gli Armani Code che siano usciti, secondo me il migliore è l'Eau de Toilette. Ma voi mi chiederete, ma perché sempre l'Eau de Toilette? In realtà non è nello specifico l'Eau de Toilette. È semplicemente la composizione che è stata fatta nell'eau de toilette, quindi l'evoluzione dall'inizio alla fine, che è piacevole. Quindi è stata fatta molto bene. Quindi per me potrebbe essere anche il parfum, l'extra de parfum, o quello che volete voi. E quello è eau de toilette. Armani Code, quello classico. Quindi se avete quello classico risparmiate i soldi. E veramente buono. Veramente buono. In futuro lo comprerò anch'io. Non è un profumo prioritario, però comunque in futuro se troverò un'offerta decente lo andrò ad acquistare anch'io. Forse dovete farvi un po' più di spruzzi addosso, perché Armani Code Eau de Toilette non dura tantissimo. Però in realtà guardate, nessun Armani Code in realtà ha una persistenza mostruosa, quindi dovete andare un po' di overspray, un pochino, poco poco. Magari se riuscite, se avete un formato piccolo, potete anche portarvelo in macchina, magari ogni tanto andate in macchina proprio spruzzate. Comunque questa è una soluzione che vi consiglio. E poi Bulgari Wood Neroli. Bulgari Wood Neroli ancora non ce l'ho in collezione. L'unico Bulgari Man della serie Man che vedo in un matrimonio. In realtà vedrei anche il men, quello di toilette classico, ma a mio parere manca un po' di carattere, cioè manca un po' di struttura, non il profumo in sé per sé, ma per un matrimonio, perché quello in realtà, per esempio, per un posto di lavoro è perfetto, in ufficio è inoffensivo, è delicato, quindi in quel contesto è buonissimo, però per un matrimonio Wood Neroli è il profumo secondo me migliore della linea Men di Bulgari, ovviamente, che possiate acquistare. E questo Neroli, no? Questo Neroli che si sposa alla perfezione con delle note legnose, quindi non fa, diciamo, effetto colonia, ma è un po' più sofisticato, un po' più complesso. Quindi, ovviamente, tutti i profumi che vi sto citando, come in ogni video, consiglio sempre di provarli sulla pelle, perché poi bisogna vedere sulla pelle quale sta meglio e quale sta peggio. Quindi, Bulgari Wood Neroli, altro profumo che consiglio tanto. E ok, andiamo alle prime posizioni. Original Vetiver di Creed. E se volete un sentore verde di camicia stirata, Original Vetiver. Quindi c'ha questo vetiver fresco, non è un vetiver pesante. Vi dico la verità, a me il vetiver non fa impazzire in generale, come nota. Però devo ammettere che Original Vetiver forse è il vetiver migliore che abbia mai sentito finora. Perché non è invadente, non è forte, rimane comunque un po' intimo, delicato.
Ecco perché, ecco, mi dà quell'idea di camicia stirata. E poi, se vi piace questo profumo, però, ahimè, non tutti possiamo proprio metterci ogni profumo, potete anche optare per lui. Thierry Mugler Cologne. Thierry Mugler Cologne. Questo però è un formato purtroppo discontinuo, perché adesso vedete in giro il 300, anzi, chi ha la rimanenza. Trovate il 300. Non andate sul Come Together di Thierry Mugler, quelli che praticamente vi presentano tipo 5-6 colonie di Thierry Mugler, dove c'è anche Come Together che vi spacciano uguale a questo, ma non è uguale. Thierry Mugler Cologne, firmato Morillas. Paradossalmente, lui è uscito prima di Originalmente Vergine. Questo è uscito nel 2001 e Original Vetiver è uscito nel 2004. Quindi, se si siano ispirati, non ne ho la più pallida idea, potrebbe essere. Fatto sta che la piramide olfattiva dei due riporta lo stesso sentore. O meglio, se andiamo su questo, è un pochino più verde, è un pochino più erbaceo, ok? Mentre Original Vetiver è un pochino più elegante, un pochino più raffinato. Però, ragazzi, il sentore è molto simile, molto molto simile. E purtroppo l'unico difettino di lui, però manco troppo, è la persistenza, perché non dura proprio tantissimo, cioè se vi dovete metterlo al matrimonio dalle 7 di mattina fino a sera non dura, già ve lo dico. Però se magari ve lo portate appresso. E quindi, poi andando avanti, andiamo in casa Amouage. Un altro profumo di nicchia che consiglio per un matrimonio è Reflection Man. Reflection è veramente qualcosa di... Allora, all'inizio sembra banale il sentore, perché vi si presenta un po' con questo sentore clean. Sì, elegante, però insomma, nulla di wow. Ragazzi, fidatevi, è veramente di classe, cioè si sente proprio che le materie utilizzate in quel profumo sono premium, sono di alta qualità. E anche lui, purtroppo, poi dipende sempre da pelle a pelle, un po' come lui, non dura tantissimissimo e insomma non costa nemmeno poco, purtroppo. Ma ragazzi, fidatevi, se volete un profumo esclusivo, se volete un profumo che non si sente molto in giro, anzi, non si sente quasi per niente. Reflection potrebbe essere veramente una buona alternativa a tutti. E andando avanti, andiamo alla top 3. Top 3, ritorniamo in casa Creed. Royal Oud. E farò uscire prossimamente un video unboxing e recensione di Royal Oud. Comunque, Royal Oud, a chi lo consiglio? A chi vuole un profumo legnoso, orientale, uddoso, se si può dire uddiano, uddoso, ma che l'oud non fa da protagonista, ma contorna il profumo, perché è un oud pepato. Ok, vi dico subito che io non sono per niente un amante dell'oud, non è una nota che mi fa impazzire, però vi dico che Royal Oud è veramente qualcosa di wow. Tante donne, tante ragazze, tante donne, e a parte Aventus, se chiedete a una donna qual è il profumo di Creed preferito su un uomo, vi dicono Royal Oud. Immaginate soltanto questo scenario, è ispirato ai palazzi persiani. Quindi, cioè, è proprio un'esperienza olfattiva, effettivamente. Che anche se, allora, è un po' difficile che non vi piaccia il sentore, però anche se non dovesse essere nelle vostre corde, è comunque un'esperienza olfattiva. E Royal Oud lo consiglio veramente tanto nei matrimoni se si tengono in inverno, quindi autunno, inverno e se vogliamo anche primavera, perché no? Royal Oud. Tanta roba.
Poi andiamo avanti. Andando avanti, troviamo il vichingo. Troviamo il vichingo. Allora, se volete vibes di barbershop, di... però non è un barbershop alla Boa do Portugal, per far capire un pochino il tipo di profumo. Vi dico una cosa, secondo me, ovviamente questa è un'impressione personale, è un po' il profumo Barber 2.0. Cioè, noi siamo abituati sempre, no? Profumo Barber, quindi lavanda. Alla Boa do Portugal, se conoscete quel profumo, quello è proprio per eccellenza. E, però comunque note agrumate, note di lavanda, pur un homme de Garonne, Paris, profumo storico. Questo è, secondo ovviamente il mio punto di vista, il profumo Barber 2.0. Quindi si distoglie un po' da quel pensiero, da quel tipo di Bois du Portugal, di lavandino, di lavanda francese, e entriamo un po' più su note pepate, e c'è la rosa bulgara all'interno che si sente secondo me tanto, e c'è il patchouli nel fondo, c'è anche un pizzico di vetiver, ma non è invadente, va più a contornare, e c'è la menta viperita. Allora, all'inizio è proprio agrumi, bomba, agrumi, pepe, bergamotto, limone, pepe rosa, è proprio un pugno in faccia all'inizio. Poi piano piano si assesta. E ragazzi, allora farò la top grid a breve, farò la top grid, promesso. Cioè, io non esagero a dire che è uno dei miei grid preferiti in assoluto. Veramente una composizione da urlo. E nulla ragazzi, se volete un'alternativa ad Aventus, che magari pensate, beh, dai, un'altra volta sempre il solito Aventus Viking, provatelo, poi mi fate sapere. Anche la persistenza ha tanta roba. E poi andiamo, siamo già arrivati al primo posto. Primo posto in realtà che viene occupato da due fratelli Aventus, che sul mio canale ormai ha fatto la muffa, l'ho presentato in ogni dove, in ogni quando. E perché no? Aventus Cologne, ragazzi. Aventus Cologne. Quando è che consiglio Aventus Cologne? Quando dovete fare un matrimonio in piena estate, con un sole che grida proprio 50 gradi, Aventus, seppur buono, potrebbe risultare proprio un filo pesantuccio. È per questo che entra in gioco Aventus Cologne. Aventus Cologne è la versione fresca di Aventus, o meglio, quando lo nebulizzerete su Mogliette, vi accorgerete quasi di un altro profumo, ma è Aventus. Poi, piano piano, piano piano, col passare dei minuti, si assesta e rimane un po' la nota di zenzero, e che dà proprio quella frizzantezza al profumo, quella quasi vi pizzica la gola, perché la zenzero, provare per credere. Aventus Cologne è la soluzione ai matrimoni d'estate, in pieno sole, in pieno giorno, in pieno caldo. Persistenza veramente, veramente wow. Infatti si chiama Cologne, ma in realtà è sempre un millesim. Bonus fragranza. Ma che metterò mai nella mia collezione? Che metterò mai come bonus?
Lo dice la parola stessa. Royal Water. Acqua reale. Vi dico solo che questo profumo, prima di tutto, dura un sacco, cioè almeno sulla mia pelle dura veramente tantissimo, tutto il giorno, un po' come tutti i grid. E viene fornito nelle case reali per chi ci abita. Cioè, viene fornito nelle camere dei palazzi reali per profumare, per abbellimento. La classe di questa boccetta tutta argentata. Ma di cosa stiamo parlando? Ovviamente un'esplosione di agrumi, verbena, vera ovviamente, non sintetica. Cioè, qualsiasi commento, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda qua sotto il video. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. E noi ci rivediamo al prossimo video.